Ai 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 ai. Che ti è successo, pastatore? Ah, mi fa male la coscia. Ma sei stato dallo scemano? Sì, sono stato da lui. E ti ho fatto un'altra puntura? In genere, quando ti serve qualcosa da lui, ti chiede in cambio sempre una goccia di sangue. No, 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 nessuna puntura, Alex, nessuna puntura, mi ha solo sculacciato. Ti ha sculacciato? Sì. E perché? Perché gli ho chiesto... Cosa? Gli ho chiesto... Non ho capito. Gli ho chiesto uno sbiancamento dei miei denti. Ah beh, ma per quello ti serve un dentista. Non voglio andare dal dentista, ho paura. Che hai detto? Eh? Eh? Cosa? No, tu cosa? Ho detto che non voglio andare dal dentista. E perché? Perché non mi va. No, hai detto che hai paura. No, 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 mi sono sbagliato. Semplicemente non ho voglia. E quindi lo scemano ti ha sculacciato perché gli hai chiesto lo sbiancamento dei denti? Sì, perché la considera una richiesta stupida. E quindi ora ti tocca andare dal dentista, ma soprattutto iniziare a lavarti i denti. Io non ho bisogno di lavarmi i denti. Certo che ne hai bisogno, hai i denti gialli. Io non ho i denti gialli. E se non hai i denti gialli, allora che cavolo ti serve lo sbiancamento? Mi serve perché mi fai queste domande difficili? Perché tu ti specchichi sugli arrampichi. Cioè, volevo dire, ti arrampichi sugli specchi, si dice? Sì. Wow, che bella espressione ho imparato. Infatti non è da te usare questi modi di dire così complessi. Vabbè, comunque se sei andato dallo scemano per chiedergli una cosa simile, significa che sei consapevole di avere i denti gialli. Non sono consapevole di avere i denti gialli, Alex. E poi... finiamola con questo discorso. È imbarazzante. È imbarazzante perché sei consapevole di avere... Zitto! La verità fa male, eh? Comunque ha detto anche una cosa molto interessante. Chi ha detto? Mi ha parlato di una profezia. Ti ha parlato di sua zia. Cioè tu vai a chiedergli lo sbiancamento dei denti e lui ti parla di sua zia. No, non mi ha parlato di sua zia. Mi ha parlato di una profezia. E chi è Maria? Una profezia! Sì, ma calmati. Mi ha detto che l'anno scorso è entrato in possesso di una profezia. E questa profezia si avvererà oggi. Sua zia arriverà oggi. La profezia si avvererà oggi. Ah, ok. E che cosa dice questa profezia? Cosa dovrebbe succedere oggi? Oggi avrà inizio lo scontro più lungo della storia dei dinosauri. Lo scontro più lungo? Allora sarà uno scontrone. Sì, sarà uno scontrone. Mentre uno scontro piccolo è uno scontrino. Sì, cioè no, ma che cavolo dici? Non è questo il punto, Arex. E qual è il punto? Il punto è che oggi inizierà lo scontro più lungo di sempre. Ah, beh, giusto, è una figata pazzesca. È certo che è una figata. E chi è che si scontrerà? Saranno due dinosauri stranieri, Arex. E giungeranno qui al parco dei dinosauri apposta per scontrarsi. E perché? Beh, è evidente che si sono dati appuntamento qui. E non possono andare a scontrarsi da qualche altra parte. Arex, non credo che tu abbia ben capito quanto siamo fortunati. E perché dovrebbe essere una fortuna? Perché noi abitanti del parco dei dinosauri assisteremo allo scontro più lungo di sempre. Sarà una battaglia molto molto più lunga rispetto a qualsiasi altra battaglia tra dinosauri mai avvenuta. Nemmeno nel Cretaceo i duelli duravano così tanto. E quanto dovrebbe durare questo duello? Non si sa ancora con assoluta certezza, ma lo sciamano ha detto che potrebbe durare addirittura mesi. Mesi? Esatto, questi due dinosauri potrebbero scontrarsi per mesi. Cioè, questi due per mesi si scontreranno e basta. Proprio così, si scontreranno e basta. E non mangeranno nemmeno? No, non mangeranno. E non dormiranno? No, Arex, non dormiranno. E la pipì? Non la faranno. E la cacca? Non faranno nemmeno la cacca. Ma come fanno a non fare la cacca? Cioè, se scappa, scappa. Arex, non hai capito che questi due dinosauri sono due professionisti? Sono degli alcolisti. Ma allora bisogna fare qualcosa, pastatore. Questa è una dipendenza. Dobbiamo aiutarli. Non sono degli alcolisti, sono dei professionisti. Ah, scusa, ho sbagliato. Questi due dinosauri sanno quello che fanno. Vabbè, però stai tranquillo. E io non vedo l'ora di assistere a questa battaglia epica. Ciao dinosauri. Ah, e tu chi sei? Io sono Ceratom e non sono di qui. Perciò sapreste dirmi dove si trova Piazza del Fossile? Oh, Piazza del Fossile si trova da quella parte. E levati, Arex! Si trova da quella parte. Ehi! Vai sempre dritto finché non trovi un grande monumento dorato a forma di uovo. Un grande monumento dorato a forma di uovo, eh? Esatto, è un grande monumento dorato a forma di uovo. È un grande escremento dotato a forma di uomo. Zitto, Arex, non farmi fare figuracce. Ok, allora vado subito. Grazie.
Non c'è di che. Hai visto Arex? Cosa? Quel Ceratom non è mai stato al parco dei dinosauri, è uno straniero. E quindi? E quindi uno dei due dinosauri deve essere lui. Oh, tu dici? Sì, è un Ceratosaurus, quindi deve essere un avversario niente male. Deve essere un maiale, ma a me non sembrava un maiale. Non è un maiale, è un Ceratosaurus. E ho detto semplicemente che deve essere un avversario niente male. Ah, beh, sì, questo sì, sembrava abbastanza feroce. E sembrava forte. Quello è un tipo di dinosauro vissuto nel Cretaceo, giusto? No, non è vissuto nel Cretaceo, è vissuto nel Giurassico. È stato uno dei predatori più feroci del suo tempo, insieme all'Allosaurus. Mamma mia, allora deve essere proprio potente questo Ceratocaccius. Eh sì. Ah, ma chi è? Oh mamma! Questo che cavolo è? Sembra un velociraptor, ma è enorme! È un velociraptor decisamente sproporzionato! Ciao dinosauri, sto cercando Piazza del Fossile. Oh beh, ecco, immagino che neanche tu sia di qui, eh? No, non sono di qui. Io vengo da Raptor Land. Raptor Land? Io mai sentito. Allora, dove si trova questa Piazza del Fossile? Da quella parte. Vai sempre dritto finché non trovi un grande escremento dotato a forma di uomo. Aia! Non ascoltarlo, vai sempre dritto finché non trovi... cosa stavo dicendo? Stavi dicendo un grande escremento dotato... Oh, bastatore! Vai avanti finché non trovi un grande escremento, cioè volevo dire un grande escremonumento... Ah, che cavolo, Arex, mi stai facendo confondere! Oh, ma non sto dicendo niente io! Questa storia dell'escremento mi ha fatto andare nel pallone! Vuoi giocare a pallone, adesso? No, è un modo di dire... Vabbè, lascia stare! Quindi dove si trova questa Piazza del Fossile? Giusto, scusami, dicevo, si trova da quella parte. Vai sempre dritto finché non trovi un grande escremento a forma di... Zitto! Vai avanti finché non trovi un grande monumento dorato a forma di uovo. Un grande monumento dorato a forma di uovo, eh? Sì, esatto. Ah, bene. Vado subito, allora, grazie. Prego, non c'è di che, mamma mia, quanto è lungo. Hai visto, Arex? Quello doveva essere l'altro. E certo che era alto, anzi, era enorme. No, non ho detto alto, è ovvio che era alto. Intendevo l'altro dinosauro. Oh, quello che duellerà contro il Ceratocaccius. Sì, proprio lui. E come vai a dirlo? Perché anche lui era uno straniero. Era un sombrero. Uno straniero, Arex, uno straniero. E anche lui era diretto verso Piazza del Fossile. Quindi pensi che lo scontro avverrà lì? Sì, Arex, lo scontro avverrà lì. Non c'è alcun'ombra di dubbio. Mamma mia, quei due distruggeranno Piazza del Fossile! Sì, e sarà molto divertente! Oh, ragazzi, avete sentito della profezia? Sembra che due dinosauri stranieri si scontreranno in Piazza del Fossile! Sì, e sappiamo anche di che dinosauri si tratta! Davvero? E che dinosauri sono? Sono un velociraptor gigante e un Ceratocaccius. Un velociraptor gigante? Ah, cavolo, che invidia! Beh, immagino che, essendo così grande, non sia poi così veloce. Questo non lo sappiamo, ma aveva un aspetto decisamente terrificante. Mamma mia, non vedo l'ora di vederlo! Ehi, cerchi di farmi ingelosire, Pato Mauro! E perché dovrei? Perché hai detto che non vedi l'ora di vederlo? Sarà perché è un velociraptor alto? No, beh, non vedo l'ora di vederlo semplicemente perché sono curioso. E sono curioso di assistere allo scontro. Ragazzi, sembra che lo scontro stia per iniziare, andiamo! Wow, non me lo posso proprio perdere! Oh, per tutti i parasaurolofi, sarà uno scontro epico! Oh, aspettatemi! Vengo anch'io! No, tu no! E perché? Perché no? Io vengo lo stesso! Oh, ci siamo quasi, spero non sia già iniziato! Ragazzi, non c'è tempo da perdere, andiamo tutti in Piazza del Fossile! Sì, andiamo! Andiamo! E andiamo! Sono emozionato! Eccoci qua! Mamma mia, quanti dinosauri! Sono tutti qui per assistere allo scontro! Caspita, è quello il velociraptor gigante! Ma è mostruoso! Ehi, voi due, cosa fate lì impalati? Dai, iniziate a duellare! E perché dovremmo duellare? Beh, perché voi siete i due dinosauri della profezia! No, noi siamo due semplici spettatori!
Siamo qui per assistere allo scontro più lungo di sempre. Siete qui per assistere? Ma non è possibile! Voi siete i dinosauri della profezia! Siete due stranieri! Vastatore! Che c'è? Guarda intorno! La piazza è piena di stranieri! Cavolo, è vero! Sono giunti qui tutti per assistere allo scontro! E a quanto pare... Vuol dire che quei due dinosauri non sono ancora arrivati! Infatti, ma dovrebbero arrivare a breve! Dai, uniamoci al pubblico! Però voglio stare in prima fila! Sì, anch'io! Ma perché ci stanno mettendo tanto? Abbi pazienza, Bario! Io sono troppo vecchia per queste lunghe attese! Ciao a tutti! Cosa? E quello chi è? Non avevo nessuna voglia di venire qua, però ormai sono qui. Ciao a tutti! E niente! Ma sembra un anchilosauro! Sì, sono un anchilosauro, sì. Ma perché cammini strisciando il sedere per terra? Perché non ho voglia di camminare. Io preferisco stare seduto tutto il giorno. E quindi, se mi devo spostare, preferisco farlo stando seduto. E come ti chiami, anchilosauro? Un attimo che mi giro... Eccomi qua. Beh, io mi chiamo Ampigrosauro. Ampigrosauro? Ma perché? Perché ti sei dato un nome così ridicolo? Fatemi girare di nuovo. Uff, non ho voglia io di vivere. Beh, io mi chiamo Ampigrosauro perché sono pigro, è evidente. Ah beh, ha senso, devo dire. Vabbè, dai, unisciti al pubblico anche tu e aspetta insieme a noi i due dinosauri che si scontreranno. Ma sono io uno di quei due dinosauri? Cosa? Oh mamma, amico, non vorrei fare il guastafeste, ma credo tu abbia già perso in partenza. Che non ho voglia di combattere. Voglio rimanere seduto per tutta la vita. No, col cavolo! L'intero parco dei dinosauri si è riunito qui in piazza per vedere te e quell'altro! Quindi non appena si presenterà il tuo avversario, lo affronterai! Tutti noi ci aspettavamo la battaglia più lunga di sempre! Perciò vedi di non deludere le nostre aspettative! Mamma mia, ragazzi, quante pretese! Io non ho voglia! Ciao a tutti, ragazzi. E tu chi saresti? Un attimo, che non è mica facile spostarsi stando seduti. Io mi chiamo Pigrosaurus Rex. Pigrosaurus Rex? No, non ci posso credere! Ah, mamma, le mie chiappe! Ciao! Tu devi essere il mio avversario! Sì, a quanto pare sì! Ah, mannaggia! Io non ho voglia di combattere. Nemmeno io, sinceramente. Però abbiamo un conto in sospeso, io e te, quindi... Quindi ci tocca combattere. Vabbè, che devo fare io? Combattiamo. Sì, combattiamo. Va bene, e allora... Dai, attaccami, inizia tu. No, inizio
inizia tu. No, va, tranquillo, inizia tu, attaccami pure. Ma, guarda, inizia tu. No, fare complimenti, a te l'onore. No, dai, c'è... Non vorrei rovinarti l'entusiasmo, cioè, quindi... mamma mia, dai, cioè, attacca, no? No, attacca tu. No, attacca tu. Attacca tu. Attacca tu. Attacca tu. No, attacca tu. No, tu. No, tu. 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 Beh, volete iniziare o no? Oh, stai calmo tu, una cosa alla volta, noi ci stiamo studiando. Sì, infatti, stiamo decidendo chi attaccherà per primo. Sì, ma attaccherai tu per primo. No, attacca tu. No, attacca tu. Attacca tu. Attacca tu. No, tu. 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 No, tu. 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 Ma attaccatevi insieme, no? Mi sembra una buona idea. Ah, io sono già stanco. Sono troppo pigro per queste cose. Io anche sono troppo pigro per queste cose qui. Perché non me ne sono stato a casa? Allora, ci attacchiamo insieme, eh? Sì, attacchiamoci insieme. Al mio tre, ci attacchiamo. Ah, va bene, però conti tu, vero? Sì, io conto fino a tre e poi ci attacchiamo. Va bene, allora inizia a contare. Ok, beh, anzi... Facciamo una cosa, conta tu. No, conta tu e quando arrivi al tre iniziamo a combattere. No, conta tu e quando arrivi al tre iniziamo a combattere, sì. No, però conta tu. Conta tu. Conta tu. Conta tu. No, dai, conta tu. Vabbè, conto io, dai. Uno, due... Tre, via! Vabbè. Ma perché non hai attaccato? Ma nemmeno tu hai attaccato. Ma perché pensavo che al tre mi attaccassi? Anche io pensavo che al tre mi attaccassi. Vabbè, allora contare non serve a niente. Sì, infatti, iniziamo a combattere e basta. Sì, va bene, combattiamo. Dai, combattiamo, però rimaniamo seduti. Sì, sono d'accordo, rimaniamo seduti. Ma che cavolo, come fate a combattere rimanendo seduti? Oh, stai calmino, perché io sono tanto stanco. Già, io sono troppo pigro per combattere. Però abbiamo un conto in sospeso, io e te. Infatti, ed è giunta la resa dei conti. E allora iniziamo a combattere. E combattiamo. Dai, rimanendo seduti però. Sì, rimanendo seduti. Ok. Non ho voglia. Nemmeno io ho voglia. Vabbè, non ci corre dietro nessuno. Possiamo prenderci tutto il tempo che ci pare. Infatti, cioè le cose vanno fatte con calma. Infatti, hai ragione. Quindi combattiamo, però, con calma. Sì, con calma, tranquillo, senza fretta. Sì, sono d'accordo, con calma, senza... Ok,
Insomma. Insomma, sì. È dura la vita. Mi si è addormentato il sedere. Anche il mio sedere si è addormentato. E in questo momento sto invidiando tanto i nostri sederi. Anch'io vorrei tanto dormire. Però dobbiamo duellare. Duelliamo. Però attacca tu per primo. No, attacca tu. Attacca tu. Attacca tu. No, tu. 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 No, tu. 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 Adesso basta! Quando mi è stato detto che avrei assistito allo scontro più lungo del mondo, non mi aspettavo questo! Io non ne voglio sapere più niente, al diavolo la profezia! Aspetta, bastatore, vengo anch'io! Sì, me ne vado pure io! Sì, anch'io, mamma mia, che noia! Che delusione! Andiamocene tutti, ragazzi! Non c'è niente da fare qui! Ah, ho fatto un lungo viaggio inutilmente!